la ciclabile che la strada normale. Guardate, profondo rispetto per il ciclista. Cioè devo pedalare anche in discesa, vento contrario. Questa è l'isola dei vulcani e del vento. Questi sono i vigneti di Lanzarote. Davvero qualcosa di singolare. Sembra carbone. Non si vede, ma anche tutta questa collina è piena di buche.
Sardegna e sono preso una sarta. Eccola qui. Niente male. Oggi ho preso un ostello. Questa è la mia camera, io ho un bagno, ma soprattutto ho un letto. E dopo 3 giorni di tenda, ragazzi, è difficile da spiegare. Ah, fantastico. Me fue por ahí, subí de Oxola, volví a Aria, Caleta Famera. ¿Mirador de río? Sí. ¿Dónde has estado con la bicicleta? Sí, hice mucho país, 60 países, bueno, en América del Sur, Argentina, Chile, ¿qué hice más? Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Bogotá, Cartagena, y Nicaragua, Panamá, Costa Rica, bueno, muchos países en Centroamérica. Y hace 4 años hizo de la isla en Canadá, me fui por Yukon y volví, hizo todos los lagos hasta Toronto. Todo el mundo. Niágara. Niagara Falls, y después me volví a Chicago, 73 años, sí, y me jubilé 55. La bicicleta, ¿cuántos años? Maybe, puede ser 30, 35, pero bueno, antes yo hacía bicicleta, pero no para viajar. Quindi hay 73 años. 73 años. Complimenti, complimenti. Nací 49. Ok, Michel. Ciao, vero piacere. Ciao. Grazie per tutto. Ciao, ciao. Ho trovato del pomodoro e del prosciutto.
Mi sono avanzati due tipi di pasta, l'acqua sta per bollire, mi trovo davanti al desalinatore di Arecife e sto facendo cuocere un po' il sugo con il prosciutto. Buttiamo la pasta al dente, ho mescolato il tutto, ci siamo. Il posto l'ho lasciato più pulito di prima, l'immondizia è qui, la butterò più avanti quando troverò qualcosa. Sono quasi all'epilogo di questo viaggio e devo dire semplicemente una cosa che ho già detto all'inizio, adesso ne ho una conferma: Lanzarote è un'isola proprio a misura di bicicletta, ciclabili praticamente dappertutto. Mi sono sempre sentito al sicuro, cosa che purtroppo dalle mie parti è praticamente impossibile. Ci sono collegamenti di ciclovia praticamente da un paese all'altro, dappertutto. Ci sono cartelli di 5 metri per 5 che avvisano gli autisti, i camion, le macchine di tenersi lontano dai ciclisti almeno un metro e mezzo, con videocamere. Da noi si sta muovendo qualcosina, ma siamo ben lontani da questa realtà. Bueno, hasta otra. Buen día. Qui le auto si fermano. Grazie. Ecco qui. Ecco i parcheggi. Parcheggi sotterranei proprio a ridosso della spiaggia. Dirigo a Playa Honda, recupero il cartone, smonto la bicicletta e si riparte, si torna a casa. Guardate che pista ciclopedonale. Bene ragazzi, anche questa avventura è finita. Altra esperienza incredibile che mi ha dato tanto. Ho imparato nuove cose che sicuramente in futuro mi saranno molto utili. Quello che vorrei trasmettere attraverso questo video ha un significato abbastanza semplice. Qualsiasi cosa facciate nella vita, date più valore al tempo. Siate curiosi, non abbiate paura di osare. Un saluto e a presto!